Siamo a Chiesa Nuova, un comune del Canavese di poco più di 200 abitanti, a una cinquantina di chilometri da Torino, nella parte più occidentale della Valle Sacra. Un piccolo comune ma con molti progetti, di cui ora andiamo a parlare con il sindaco. Sindaco, questo monumento che c'è alle sue spalle dice qualcosa della storia di Chiesa Nuova? Esattamente. Chiesa Nuova fino a qualche tempo fa era una zona agricola, produzione in particolare mele, pere e anche patate, che venivano portate al mercato di Quornier, perché il nostro mercato più vicino è sotto Quornier, e le persone di Chiesa Nuova avevano una doppia attività, potrei dire, cioè coltivavano appezzamenti di terreno e molti lavoravano nelle industrie quorniatesi, meccaniche, e le donne in particolare presso la manifattura tessile di Quornier. E poi la storia di Chiesa Nuova è stata segnata, come tanti altri luoghi, dall'emigrazione. Sì, soprattutto nel periodo tra la prima e la seconda guerra, ma anche nel secondo, dopo la seconda guerra, molta emigrazione soprattutto verso gli Stati Uniti, miniere, lavoro in miniera, persone che lasciavano Chiesa Nuova, che andavano negli Stati Uniti, e ci sono ancora molte persone di origine chiesanuovesi che sono negli Stati Uniti. Da parte di mio nonno, per esempio, abbiamo ancora parenti in America. Ecco, perché venire a fare una visita a Chiesa Nuova per una persona che vuole dedicare una giornata, una gita fuori porta a Chiesa Nuova? I motivi possono essere tanti. Intanto abbiamo l'aria buona e non siamo distanti dai centri come da Torino, perché in un'oretta, in un'ora si arriva. C'è la possibilità di fare delle belle passeggiate. E sono stati ripuliti alcuni sentieri che percorrono alcuni piloni votivi che sono stati anche ristrutturati ultimamente, che salgono fino verso Belice e anche in altre località. Erano sentieri quasi scomparsi tra la vegetazione, tra i rovi, che grazie alla buona volontà di un gruppo di persone, di consiglieri comunali e di amici, sono stati ripristinati e ripuliti. Quindi buone passeggiate, ottimo il periodo estivo perché nonostante il caldo è sempre ventilato, c'è la possibilità anche di un bar e ristorante, quindi la cucina non è male. Purtroppo in questo momento Covid tutto è un po' bloccato, però ci possono essere buoni motivi per venire, per trascorrere una giornata passeggiando all'aria buona e in una bella situazione, in mezzo al verde soprattutto, direi. Ecco, Chiesa Nuova, un piccolo centro ma con progetti importanti. Recentemente siete venuti in città metropolitana a presentarne un paio, ce ne vuole parlare? Allora, progetti importanti, alcuni già realizzati nel tempo, altri in fase di realizzazione, altri ancora un po' nei cosiddetti sogni. Allora, realizzati, zona Belice, c'è una bellissima area attrezzata con tavoli e posti per il barbecue, punto decollo per parapendio e deltaplano. Per il deltaplano si sta addirittura pensando di predisporre una pista per la partenza per i soggetti portatori di handicap, perché ci è stata così un po' richiesta questa cosa. È stata di recente ultimata, anzi in fase di ultimazione, un'area camper non molto grande, ma ci stanno 6 o 7 camper. I progetti sarebbero sempre nell'area di Belice di preparare un po' di parcheggio, perché purtroppo non abbiamo molta possibilità di parcheggiare. Poi ci sono altri progetti in paese. Sarebbe bello poter ristrutturare una casa proprio in piazza per fare un centro di aggregazione musicale. In valle non c'è, c'è qualche cosa a Borgiallo, fanno un periodo di qualche giorno a Borgiallo, però qui si tratterebbe di fare una struttura proprio da dedicare ai giovani, ai meno giovani che vogliono venire a provare, a suonare, a sentire, ad ascoltare. Sarebbe una cosa non malvagia. C'è anche un altro progetto: ristrutturare una casa per dare la possibilità agli ospiti che escono dal nostro centro SPRAR, Siproimi, che adesso cambierà ancora nome, si chiamerà, credo, SAI, Servizio Aggregazione Immigrati, per dare la possibilità a quelli che escono dopo il periodo di permanenza in questi centri di trovare anche alloggi qui a Chiesa Nuova, anche perché ci sono famiglie che poi si fermano. Ne abbiamo già avute. Abbiamo addirittura famiglie che hanno acquistato casa a Chiesa Nuova, che sono arrivate per questo centro qui, quindi diciamo che i progetti non mancano.
bisogna impegnarsi per trovare i finanziamenti per fare tutti questi progetti. Famiglie provenienti da dove? Famiglie provenienti dall'est Europa, adesso ne abbiamo dall'Argentina, dall'Ecuador, paesi africani, quindi abbiamo provenienza veramente mondiale, direi. Sindaco Trucano, quanta passione ci vuole per fare questo suo lavoro di sindaco in un piccolo centro come Chiesa Nuova? Ci vuole certamente passione, perché se uno lo facesse per un tornaconto economico personale potrebbe fare qualsiasi altra cosa. Ci vuole passione e direi ci vuole un gruppo alle spalle che dà una mano, perché il sindaco da solo fa poco. Ci vogliono gli assessori, i consiglieri disponibili e io ho la fortuna a Chiesa Nuova di avere un gruppo che lavora volentieri con me.